Siamo qui al Lampedusa in Festival 2014 con Beppe Pugliese di SOS Rosarno e siamo con lui per discutere di questo progetto che Beppe sta portando avanti in una terra difficile come quella di Rosarno, rispetto all'autorganizzazione dei lavoratori migranti. Sì, in realtà siamo un gruppo di persone che sta portando avanti questo progetto, anche immigrati africani, in un contesto assolutamente orizzontale, per cercare, diciamo così, cercare di costruire, realizzare un modello sociale, trattino economico alternativo. Mettendo sostanzialmente insieme i deboli con i deboli, cioè ci sono i piccoli produttori oggi che sono schiavi dei meccanismi dell'agroindustria e anche dalle regole imposte dal mercato, dalle teorie neoliberiste e dai bracci anche armati, uno dei quali è la grande distribuzione organizzata, impone dei prezzi bassi ai commercianti, i quali a loro volta impongono prezzi bassi ai produttori. Da qua non se ne esce fin quando non si scardinano questi meccanismi. Noi nel nostro piccolo, lavorando con i gruppi di acquisto solidale, ma non solo, anche con realtà auto-organizzate, con centri sociali, con collettivi, con realtà di movimento, siamo riusciti a tagliare tutto quello che c'è nel mezzo, a evitare questa lievitazione di prezzo che nemmeno si capisce, insomma, esattamente, questa selva oscura, mettendo direttamente a contatto i piccoli produttori e i consumatori. Una delle cose fondamentali di questo progetto è la produzione biologica e naturale. Non tanto per non solo per rispetto della salute di chi mangia, ma anche per rispetto della salute di chi lavora e quindi non si trova a contatto con sostanze chimiche, eccetera, eccetera, e quindi conseguenzialmente anche per la difesa dell'ambiente e dei territori dove noi viviamo. Siamo qui a Lampedusa e oggi, diciamo, la discussione si è molto concentrata sul terreno dei lavoratori migranti, che in qualche modo lavorano in un gran settore che è quello dell'industria agricola, quindi Puglia, Calabria, però abbiamo sentito anche il Piemonte. In qualche modo ci pare di capire che oggi qui a Lampedusa stiamo ragionando non soltanto rispetto alle cause che determinano le migrazioni o ai dispositivi che in qualche modo intervengono nel controllo dei flussi, ma anche rispetto a quello che avviene dopo. Cioè c'è un'idea che in qualche modo la composizione del mondo del lavoro oggi in Italia sia così e sfrutti così tanto i lavoratori migranti come in qualche modo una volta si diceva esercito di riserva per tenere basso il costo del lavoro. In qualche modo è così. No, assolutamente è così, è un dato di fatto, è un dato di fatto che chi fugge da guerre, persecuzioni, ma anche da fame, che c'è quasi questa tendenza di classificare come immigrati importanti i potenziali titolari di diritto di asilo, i richiedenti asilo, e invece come immigrati di serie B, quelli che fuggono per fame. Invece noi ovviamente non la pensiamo in questo modo, insomma, anche perché bisognerebbe pure cominciare a chiedersi con un poco di coerenza e di coraggio il perché si fugge dalla fame e chi è responsabile, insomma, di fame. Decisamente, è importante essere qua a Lampedusa proprio per riflettere tutti quanti insieme, non solo per denunciare, ma anche per provare ad immaginare delle pratiche che in qualche modo ci possano fare uscire da questa situazione. E si parte da una conoscenza del fenomeno. È un dato che chi arriva in Europa o nella fortezza Europa, come l'hai chiamata tu, poc'anzi, invece di trovare un mondo migliore, di affrancarsi dalle situazioni di difficoltà da cui fugge, spesso trova, se non situazioni peggiori, ma sicuramente non molto migliori, insomma. Quindi l'importanza di essere qua a Lampedusa
fondamentale. Prima diciamo, si ragionava del terreno della crisi e voi siete entrati in contatto con una fabbrica di Milano, di lavoratori di Milano, la Rimaflow, sì, che in qualche modo ha utilizzato il terreno della crisi per ripensare la produzione attraverso il circuito della solidarietà, e quindi molto probabilmente i lavoratori migranti che sono sfruttati e trovano in voi una risposta insieme a voi nell'associazione che state costruendo, stanno entrando in relazione con le pratiche auto-organizzate e mutualiste di questa fabbrica occupata di Milano. Mi puoi descrivere come, secondo te, se questo è un terreno diciamo praticabile nei prossimi anni di crisi in qualche modo? Ovviamente noi siamo convinti che sia un terreno praticabile, non parlo di speranza proprio perché come questa trappola infernale insomma cerchiamo di tenerla anche un po' a distanza. Noi pensiamo che sia assolutamente imprescindibile questa ormai proseguire in questa direzione. La Rimaflow era una fabbrica che dopo essere stata spolpata e dopo essere stata vittima, si chiamava Maflow, poi Rimaflow perché da quando loro hanno occupato hanno messo questo prefisso davanti. L'ultimo padrone si è smontato i macchinari, è un polacco e se li è portati in Polonia, e gli operai che sono rimasti senza lavoro, senza niente, senza nessuna possibilità, hanno pensato che l'unica cosa che potevano fare era almeno occupare la fabbrica, quindi occupare, e là per forza hanno cominciato ad inventarsi anche delle pratiche per poter a questa fase del loro percorso mantenere in qualche modo un poco di produzione. Oggi c'è qualcuno che ha ancora gli ammortizzatori sociali e un po' con la cooperativa, un po' con alcune attività stanno cercando di, riescono in qualche modo a sopravvivere. È chiaro che nel momento in cui finiscono gli ammortizzatori sociali bisogna dare un'accelerata, loro stanno lavorando, la nostra collaborazione è anche in tal senso, anche in questo caso ci siamo messi insieme i deboli con i deboli. In questo caso ci piace sottolineare che questo mettersi insieme ha 1250 km nel mezzo tra noi e loro, però funziona e si può fare perché loro vengono in soccorso a noi e noi andiamo in soccorso a loro. Loro in questo momento con questa associazione che si chiama Fuori Mercato fanno in qualche modo da hub per i prodotti di SOS Rosarno e in qualche modo riescono a mantenere, chiamiamola così, la baracca insomma. Senti, l'ultima domanda, abbiamo scoperto adesso da un ragazzo che è intervenuto che tuo padre e tuo nonno erano qua, erano confinati politici come antifascisti in quest'isola, un'isola che in qualche modo è stata sempre ambivalente come confine, come diciamo frontiera. Ecco, ci puoi raccontare la storia brevemente di tuo padre e di tuo nonno che sono stati qua in quest'isola e che oggi tu in qualche modo ritorni dopo tanti anni in qualche modo a discutere, se uno ci pensa bene, sempre su questo concetto di frontiera, di luoghi di reclusione che poi fanno parte della nostra storia nel bene e nel male. Sì, in realtà per me è una esplosione di emozioni essere qua, non solo per la pratica politica che qua mi ha portato, ma anche per, appunto, come hai detto tu, per un qualcosa che riguarda la mia famiglia. Mio nonno, con i suoi 9 figli piccolini, mio papà era piccolino all'epoca, insomma, era il fratello di Rocco Pugliese, che era appunto un mio prozio. Rocco Pugliese è stato un giovane antifascista della prima ora, ucciso in carcere dai fascisti al penitenziario di Santo Stefano, nelle isole Pontine, credo, se non Ventotene, quelle cose là. Dopo ucciso per un recluso per un reato non commesso, una storia anche molto tragica, al di là dell'epilogo della morte, perché testimoni contro di lui si sono poi suicidati per il rimorso, perché era il momento in cui il fascismo come dire, cominciava a diventare, iniziava insomma il percorso di violenza e di repressione. A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, da dove venivano mio zio, mio nonno e mio papà,
è a Gallico, cioè un paesino non molto lontano, sempre nella provincia di Reggio Calabria. C'erano delle realtà di opposizione al fascismo proprio agli inizi del ventennio, molto pericolose per il fascismo, e il fascismo proprio in questi posti ha operato la repressione più feroce. Ucciso in carcere questo giovane antifascista, Rocco Pugliese, all'età di, mi pare, 25-26 anni, ovviamente terra bruciata intorno ai parenti, quindi suo fratello, cioè mio nonno, fu mandato effettivamente al confino a Lampedusa insieme alla sua famiglia, insomma, ai suoi figli. Va bene, grazie. Grazie a voi.